del circo italiano. Siamo strafelici che sia tornata con il sorriso Liana Orfei. Ce l'abbiamo fatta. Accomodati, Liana. Allora, Liana, che ci vogliamo bene, non ce lo siamo mai nascosto. No. Però devo fare una postilla a casa perché sennò non si capisce. Sì. Io ho detto con il sorriso che chi di voi si ricorderà l'anno scorso, fummo costretti a dare una notizia che non ci piacque, che il grande festival del circo di Liana Orfei, quello che porta il nome di Roma nel mondo, di Roma capitale, il Golden Festival Capitale, cioè la prima volta non si faceva, sì. Quest'anno dal 25 di dicembre ritorna alle capannelle. Alle capannelle. Oh. È una vittoria a metà, eh? È vero. Però. È una vittoria a metà perché questo che si vede, ecco, esatto, è il grande teatro Tendastrisce. Esatto. E invece non c'è più. No, c'è. È sempre lì, però è lì, rimane lì, e noi saremo a Capannelle, dove ci sarà una grande struttura bella, bellissima, di un circo di una famiglia famosa in Italia, tra l'altro, che ci hanno allestito questo bellissimo circo, dove noi faremo il 33esimo Golden Circus Festival. Ah, alle Capannelle. Liana, noi siamo sempre molto attenti a raccontare una cosa. Questo non è il circo di Liana Orfei. No, questa è il meglio, il massimo che ci sia nel mondo. Tu hai la capacità con il tuo staff, con tuo marito, di organizzare, ecco perché ci vuole un anno, pensate, sì, per andarvi a cercare tutti i numeri più fuori. In tutto il mondo, quest'anno, esatto, 14, per darvi un'idea, esatto, 14 nazioni partecipano al trofeo. 14 nazioni del mondo, perciò è una ricerca e l'anno scorso avevamo fatto la stessa cosa. E avevamo già scritturato tutti, esatto, avevamo già firmato i contratti, avevamo mandato i biglietti, avevamo di aereo, certo, e abbiamo dovuto rinunciare. E poi soprattutto il danno morale, perché io ero stata invitata dal principe a Monte Carlo, perché Ranieri, certo, e quest'anno poi farò parte della giuria, l'antica, tra l'altro, tradizione del, esatto, festival, del dopo festival. Di ci siete voi. Esatto, e lì proprio mi hanno, non dico né snobbata né aggredita, però sono rimasti... Quell'arietta così, perché il nostro festival di Roma, il Golden Circus Festival di Roma Capitale, è uno dei tre famosi nel mondo. Certo. Cioè, prima di tutto Monte Carlo, poi Parigi e poi Roma. Guardate, lo diciamo con l'orgoglio anche di far capire a casa che c'è una fatica, Liana. Te li vai a prendere con il lanternino. Scritturare queste persone che nel periodo più importante dell'anno lasciano i loro circhi, esatto, e vengono. Raccontiamone queste cose perché lasciano, sono importanti. Una cosa molto importante, perché è difficile avere queste grandi attrazioni che sono, certo, sono sempre richieste in tutto il mondo per lunghi periodi. Noi abbiamo solamente dal 25 di dicembre all'8 di gennaio, perché è un periodo, d'altronde un festival non dura una vita, non dura 9 mesi un festival, anzi il nostro è uno dei più lunghi. È uno dei più longevi al mondo, tra l'altro, perché 33 anni è, esatto. Bellissimo. Ah, vedo la locandina. Ecco, no, vedi, è meraviglioso. Le capannelle, 25 dicembre alle capannelle per i non romani, dove c'è l'ippodromo, per, esatto, farci capire. Sì, eh? Sì, esatto. Quest'anno, tanto per cambiare, abbiamo anche quest'anno delle grandi attrazioni e delle cose, Liana, molto facci venire la collina in bocca. La perché guardate, bocca. Già stanno vedendo le immagini delle passate edizioni, ma vi assicuro, io guardo il programma, è impressionante. Che cosa vedete? Guarda, è una. Poi non ci sarà solamente la bellezza e la novità di queste attrazioni, ma ci sarà anche tutta una coreografia particolare, attualissima, tecno, al massimo, ecco, del tecno, esatto, proprio, che accompagnerà e accarezzerà, diciamo, queste attrazioni, hai capito? È una cosa molto particolare. Liana, ma tu non ti sei stancata? Mai. Non hai visto già tutto quello che si può vedere? Io penso di essere nata questa mattina, che non ho ancora visto niente, guarda, che devo vedere, cioè, ancora tanto. Poi uno dice, come si fa a mantenere questo spirito, questa voglia di combattere, perché lo posso dire io, tu hai
Insomma, hai avuto un anno difficilissimo, noi ti abbiamo visto un anno da suicidio, dico una cosa che non dovrei dire, ma un anno che se uno era un pochettino debolino di nervucci, diciamo, se è la metteva male, perché duro. Sinceramente ho visto la catastrofe e la cosa tremenda, e credo che questo si senta anche dalle tue meravigliose parole, sia dell'anno scorso che di quest'anno, la cosa tremenda è che quando sai di essere innocente, che non sai, non hai fatto niente, e vieni con... Adesso posso capire i poveracci che passano anni in galera e non hanno fatto niente, capito? Allora, e senti che tutta la tua fatica, tutta la tua vita, tutto quello che hai dato, tutto quello che hai creato, quello che i complimenti del pubblico quando ti dicono oddio che bello, le lettere che dicono se non la vuole ospitare Roma andasse, perché abbiamo avuto anche lettere in cui dicevano dite alla signora Orfei che ci sono altre città che sono disponibili, questo te lo voglio dire, ad ospitare. Liana, chi ti ha tirato fuori in questo anno difficile? Come dire, tu hai detto se fossi stata più debole di nervi io avrei ceduto, che cosa ti ha dato la forza di lottare, guarda, e tornare qui a raccontarci che finalmente posso dirti, c'è. Forse la forza più grande io l'ho sempre trovata, e non è perché mi trovo particolarmente in televisione, è la mia fede. Questo in Dio, io credo talmente tanto che son tranquilla che prima o poi lui mi aiuta, mi tira fuori. E poi subito dopo mio marito, devo dire la verità, perché mi ha dato Paolo, come mi ha sempre dato da 54 anni a questa parte, una tale forza, una tale fiducia, soprattutto fiducia in lui, capito? Perché lui, per esempio, mentre io ho perso molto spesso la calma, lui non l'ha persa mai. È sempre stato tranquillo e sicuro dicendo noi siamo nel giusto, per cui dobbiamo uscirne, e siccome non siamo due che sono nati ieri, perché facciamo questo da sempre e con successo internazionale, vedrai che ne usciremo. Io devo dire anche una cosa. Liana Orfei, intanto vediamo questo incontro che ogni volta ci... È mio! 15 gennaio 2015, il Papa rilassato, divertito, dal cavallo che gli ha fatto l'inchino fuori, è stata una cosa spettacolare. Liana, perché i grandi artisti non riescono a dirti di no? Perché io torno a dire, a questo festival ci sono i più grandi nomi del mondo. Perché è una performance molto importante per loro stessi, vengono a gareggiare. E perciò, questo è molto, molto carino, perché gareggiando, anche se sono solamente gli ultimi 6 giorni che ci sarà la giuria internazionale, però anche prima c'è sempre dentro qualche critico, qualcuno del mestiere. Esatto. Per cui loro danno sempre il meglio, assolutamente il meglio del loro lavoro, della loro attrazione. E io credo che sia questo il fatto che li induce a perdere magari un contratto più vantaggioso per venire da noi per 15 giorni. Un breve periodo. E proprio perché è una cosa importante. Ecco, per loro è importante, ma per Roma no. Vabbè, ma l'ho capito. Ricordate, è il momento delle feste. Il Natale più bello si passa da sempre a circo tutta la famiglia. Se poi dopo ci sono le attrazioni internazionali riunite in un solo spettacolo, è un'occasione da cogliere al volo. Io posso fare però un lancio? Dici. Ecco, perché mi sembra una cosa giusta. È vero, io porto la più grossa, diciamo, performance circense italiana, e una delle più grandi al mondo. Però quello che voglio dire a tutti, ricordatevi, i circhi sono belli tutti, quelli grandi, quelli piccoli, guardate, quelli medi. Non l'avrebbero sono detto tutti, belli. Ti assicuro, non l'avrebbero detto tutti. No, lo so, ma non importa. A vedere il presepe più bello del mondo con il nostro Enrico Selleri. Certo. Andiamo a Viterbo. Andiamo, ci vengo. Eccoci. Di nuovo in diretta, siamo usciti dal bosco di Babbo Natale, ci siamo portati dietro sempre l'elfo Simone che qua ha preciso un po' di fatine, una è uscita dalla casa di Babbo Natale, poi c'è la gemella fatina, insomma qui non si capisce tanto, però è un mondo fatato, un mondo delle fiabe, è il mondo anche della fede, della tradizione, come dicevamo, sempre col direttore artistico del Christmas Village, Filippo Rossi, un percorso che si può fare, come dicevamo, aperto e dedicato alle famiglie, soprattutto ai bambini, per entrare proprio nel sapore più vero del Natale.
Natale. Sì, allora è chiaro, abbiamo già visto la casa di Babbo Natale, che è quella che tutti dobbiamo vedere, incontrare Babbo Natale, però poi abbiamo tante altre cose da vedere e fare. Abbiamo il Teatro Incantato, uno spettacolo all'ora per tutti i bambini, ci sta le poste dei bambini, dove i bambini possono mandare la lettera a Babbo Natale. Questo è bellissimo, perché si arriva lì, si scrive sopra dei tronchi e poi si spedisce fisicamente. Sì, si spedisce con un marchingegno fatato che porta la lettera dove deve arrivare. E poi ci sta anche, però, per esempio, la fabbrica dei giocattoli, dove artigiani da tutta Italia insegnano ai bambini a come costruire un giocattolo. Quindi un Natale davvero insegna la tradizione. La tradizione, Natale vuol dire presepio, sì. Uno dei più grandi del mondo, dice la locandina, probabilmente dal punto di vista delle dimensioni proprio dei personaggi. Beh, noi grazie alla Curia devo dire che ci ha dato la possibilità di usare i meravigliosi sotterranei di Palazzo dei Papi. Noi abbiamo costruito, inventato in un anno di duro lavoro un presepe di circa 700-800 metri. Noi abbiamo fatto delle ricerche su internet, devo essere sincero, ma lo consideriamo il presepe al coperto più grande del mondo, nel senso che comunque è davvero imponente. È un presepe 1-1, quindi ci si entra dentro e lo spettatore stesso fa parte del presepe, si entra dentro la campagna, nel mercato, nella piazza cittadina, ma questo penso che voi l'avete visto meglio di me. E ce lo spiega Carlo Marini, che è uno degli architetti che ha progettato proprio questo presepio. Entriamoci insieme, vediamo. Siamo nel centro storico di Viterbo, Palazzo dei Papi, nelle Scuderie, su una superficie di circa 700 metri quadrati, divisa in tre ambienti. È stato pensato e realizzato questo presepe a grandezza naturale, riprendendo un'ambientazione di Viterbo medievale, che è l'età, diciamo, d'oro della città di Viterbo. E abbiamo pensato di fare come pensò all'inizio San Francesco di fare il presepe, cioè di far rivivere quello che era la vita quotidiana che hanno vissuto Giuseppe, Maria e poi Gesù. Nel primo ambiente, entrando, ci sono degli ulivi che, oltre a rappresentare il simbolo della pace, ci danno il percorso principale da seguire. Su questo percorso ci sono due variazioni: un percorso più piccolo e tortuoso che porta al carcere, un secondo percorso tramite il ponte porta a visionare la casa nella grotta. Questi due percorsi, riprendendo le parole di Papa Francesco, l'abbiamo voluto mettere perché rappresentano, diciamo, allora come oggi, diciamo, dei momenti di vita reale. Si accede poi a una prima piazza, che è la piazza esterna, diciamo, alla città, dove c'è il mercato, la locanda, l'osteria, dove possiamo immaginare con un po' di fantasia il vociare della vita di tutti i giorni. Attraverso la seconda porta si esce dalla città e si entra di nuovo nella campagna, e Gesù viene a nascere in quella che era la casa tipica del Settecento viterbese. Gesù chiaramente avrebbe potuto nascere in tutti gli agi nella locanda, invece preferisce venire a nascere tra i poveri, e vediamo i pastori e la periferia della città che viene proiettata alle spalle. E abbiamo messo la paglia, che è l'unica cosa d'oro, tra virgolette, che lui accetta per venire a nascere. Solo 2 minuti e mezzo per raccontarvi solo un inizio di approccio alla visione di questa esperienza presepiale. Filippo Rossi, fino a quando sarà possibile venire a visitare questo grande villaggio, anche il presepio? Fino all'8 gennaio. Fino all'8 gennaio siamo sempre aperti tutti i giorni, dalle 10:30 di mattina alle 11:30. Alla sera del 24 tiriamo lunghi con il presepe, perché è giusto dopo la messa di mezzanotte, non si può non andare a vedere il presepe, che è il nostro orgoglio. E da questo punto di vista devo ringraziare l'architetto Carlo Marini e l'architetto Annalisa Laurenti, che sono stati i progettisti di quello che per noi è Veneto un fiore all'occhiello.
come, davvero come esperienza spirituale. Noi, la nostra speranza è che quei 10 minuti in cui si sta in quel presepe non è una visita turistica, ma un'esperienza spirituale. Grazie Filippo, grazie Fatine e Elfi, anche i suoi colleghi. Ci saluti dal freddo di Viterbo, perché si è alzata la luce ma si è abbassata la temperatura. Vi salutiamo, noi ci andiamo tutti a prendere un buon caldo vin brulé. A presto e buona giornata. Grazie a tutti, viva Viterbo! Liana, le cose serie si possono fare, mantenendo, ci sia riusciti quest'anno. Sì. Ritorno a ricordare la data, 25 dicembre, 8 gennaio. E facciamo tutti i giorni due spettacoli. Due spettacoli alle Capannelle. Esatto, abbiamo cambiato gli orari, ecco, questo ci tengo a dirlo. È importante, tutti i giorni, compreso i festivi, sempre, ci saranno due spettacoli, uno alle 16:30 e uno alle 20:15, perché così diamo la possibilità a tutti di poter riprendere l'autobus e quelli che devono tornare in tempo a casa. C'è un'altra notizia bellissima. Voi a fine mese andate da Papa Francesco, ci ha preso il gusto. 28! E poi c'è un'altra notizia, Liana. Il 28, che non vedo l'ora. Io ho detto, non ci posso credere, questa regina, dicono che a gennaio il 6 fa 80 anni, dicono, io non ci credo. Ah, che bello! Non ci credo, non abbiamo messo che le candeline, dicono che fai 80 anni. Tesoro, lo dicono, grazie a Dio, se ci arrivo manca ancora un mese. Il 6 gennaio avrò 80 anni e sono qua. Il Golden Circus di Liana Orfei, 25 dicembre, 8 gennaio. Chi la dura la vince. Chi la dura la vince, però, ecco, questa cosa volevo... Al volo, velocissima. Che il teatro Tenda Strisce è quello che da 29... Da 39 anni sta aspettando di avere la sua legalità, come tutti i Tenda d'Italia. L'anno prossimo, ecco, ce l'avremo noi. Allora, io spero che questa nuova, diciamo, amministrazione aiuti questa realtà importante a diventare ufficiale, come in tutte le città d'Italia, da Napoli a Milano, tutti i teatri che allora, sono a posto, Liana, anche a Roma. Non lo diciamo al mio medico, noi ci mangiamo la panna della torta e invece voi andate da mio medico, va bene Monica? Grazie tesoro, grazie.